Abbiamo un primo piatto adatto alla stagione, ma che può cambiare a seconda della stagione, che sono garganelli con ragù di ortaggi. Quindi sono gli ortaggi che cambiano. Gli ingredienti sono, per 4 persone sempre, 350 g di garganelli, 150 di fagiolini, 200 di zucchine, 3 carote, 2 cipollotti freschi, 1 decilitro d'olio d'oliva extravergine, vale a dire 6 cucchiai d'olio extravergine, qualche rametto di prezzemolo e di basilico, sale e pepe. Eccola, Terry sta tagliando le verdure a pezzetti regolari. Ecco, la carota, per esempio, appunto, quando si tagliano le verdure sempre non bisogna lavorare pericolosamente. Allora, la carota che devo tagliare poi in pezzi regolari, prima faccio i pezzi corti, poi taglio la prima fetta. Scusa, Terry, e la metto piatta. Ti piace far vedere come tieni le dita mentre tagli la carota? Bisogna che siano dentro col coltello, ecco, questo è importante. Sì, al coltello. Quindi la appiattisco in modo che questa non rotola per la difficoltà, ecco. E quindi io inizio a fare prima delle listarelle, delle fettine e poi delle listarelle. Che tutto qua. Tagliato a pezzi regolari. Quindi, prima le fette e poi le listarelle, oppure altre. Però l'importante è non lavorare pericolosamente. Quindi la carota, la zucchina lo stesso, la tagliamo, la dividiamo sempre nel senso della lunghezza, anche questa non deve rotolare. Però dobbiamo stare attenti, se ci sono delle... sono troppo grandi, ci sono troppi semi, allora dobbiamo sacrificare l'interno e con il resto facciamo esattamente come per le altre, sì. E facciamo le listarelle. Benissimo. Ora facciamo scottare per 2-3 minuti le carote e i fagiolini in acqua salata in ebollizione. Questa operazione si può fare anche a vapore però, vero Terry? Sì, sì, sì. Anzi, si può mettere tutto a vapore, è molto più comodo. Più comodo. Andrebbe anche fatto separatamente se volete fare le cose proprio con precisione, perché a seconda della grandezza degli ortaggi hanno dei tempi di cottura diversi. Adesso questi due sono più o meno hanno lo stesso tempo di cottura, quindi che hanno la stessa dimensione. Sì. Nel tanto, mentre lì scottano, in un tegame si versa un po' di olio, 2 cucchiai di olio, e si fanno appassire i cipollotti che hai affettato prima. Sì. Ecco, perché appassire? Perché non devono mai colorire le cipolle, nessuna verdura e niente che deve mai colorire, altrimenti rimane indigesta. Quindi sarebbe sbagliato dire rosolare, sì. Bisogna fare appassire. E vuol dire, come di quando è che capisci se è appassito? Non deve diventare, non deve prendere colore di nessuno, assolutamente. Ma è vero. Quindi che dopo qualche minuto diventa la cipolla. Perfetto. Diventa trasparente. E nessun ortaggio, nessuna carne deve mai colorire troppo perché diventa indigesta, quindi è importante fare questa prima parte, ecco. Quando è appassito si aggiungono? Qui abbiamo le zucchine che essendo più acquose non hanno bisogno di fare questa scottata, quindi cuociono in pochissimi minuti, 2-3 minuti sono pronti, quindi quando appassiscono anche le zucchine poi possiamo scolare e mettere dentro tutti gli ortaggi. Eccoli qua. Ed ora siamo pronti per scolare le verdure che abbiamo messo a scottare prima, no? A sbollentare. Sì. Bisogna ancora di un momentino la sì. Zucchina, però questi sono pronti. Un paio di minuti perché erano tagliati abbastanza sottili. Sì, ma questo anche avviene perché oggi tutti gli ortaggi si cuociono meno di come si faceva in passato. Devono restare sempre croccanti, come ma dicono i cuochi. In tutti i testi antichi che tu conosci bene, anche lì già si diceva di cuocere le verdure croccanti. Questa quindi è non è una cosa moderna, ma una cosa di salute, ecco, di essere sempre, non bisogna disperdere tutti i sali minerali nella cottura delle verdure. Questo ha bisogno di poco tempo, ecco, pochi minuti sono pronti. Un pizzico di sale. Questo dura 3-4 minuti. Un pochino di pepe per chi non tollera il pepe, niente pepe. Piano. Ecco,
all'ultimo momento, prima di toglierlo, aggiungere prezzemolo e basilico a pezzetti. A questo punto possiamo mettere anche la pasta che cuoce in pochi minuti, 6-7 minuti sono pronti. I garganelli sono chiamati anche pasta al pettine, perché lo strumento speciale è la pasta emiliana, anzi romagnola. Gli emiliani dicono che l'ha fatta loro, i romagnoli dicono che l'ha fatta loro, però è l'Emilia Romagna, e quindi io so che è in Romagna che ha origine questa pasta, con uno strumento particolare che fa questa rigatura. La rigatura è fatta per farla cuocere in più breve tempo e per renderla callosa poi, quindi piacevole da gustare. Ecco, adesso la pasta cuocerà quindi 3-4 minuti. Ecco, a questo punto abbiamo scolato la pasta, che fuma ancora al dente. Prima io ho detto 3-4 minuti o 5 minuti, Terry ne ha detto 5-6, a seconda. Se la pasta è fresca, cioè fatta in casa, 3 minuti bastano, 4 per tenerla al dente. Se invece è da confezione, quelle già pronte, magari ne richiede 6-7, mi alleggere sulla confezione. Però un consiglio è quella di toglierla un po' prima, no Terry? Toglierla bene al dente, insomma. Perché poi continua non a cuocere, lasciarla, no? Un pochino poi si tira fuori. Bisogna sempre tenere un po' di acqua di cottura, eventualmente se la pasta diventa un po' collosa, aggiungerne un pochino. Tenerle sempre un po' di acqua di cottura. Ecco, sono pronti. Quindi adesso si mette e condito così. Sì, poi si serve e si può accompagnare con. Aspetta, prendo il piatto. Li mettiamo in un piatto, sì. In una fondina. Ci vuole. Si possono mettere anche nei piatti piani, però da qualche tempo avrete osservato anche che nei ristoranti si mettono sempre nelle fondine per evitare di far passeggiare la pasta, c'è sempre qualcosa e poi c'è qualcuno che si accompagna con la mano, col dito per raccogliere gli ultimi, invece così viene. Quindi poi un po' di formaggio, sì. A chi piace può mettere. Sì, io personalmente preferisco così perché mi sembra già bello condito, però chi vuole formaggio dappertutto, il parmigiano ci sta benissimo, il formaggio grande. A seconda della stagione, primaverini, estate, autunno, si alternano e si fanno sempre la stessa. Questa è la dose per una persona, sì. Che sta bene. Se però una ha più fame, cosa fa? Si mangia solo la pasta, mangia un bel piatto di pasta e verdura, un piatto unico. E il piatto è pronto.